Salve a tutti, benvenuti in questo video. Io vi porto dei live song, prendiamoci il sì, dei live song, prendiamoci il video, vi dite di sfruttare, lasciate anche se guardate il video. Ragazzi, nello scorso video avete visto che il giovanotto ci parlava della sua sorella che suonava il violino per i soldi, cioè per il denaro. Quindi ragazzi, oggi noi andremo a vedere un altro ricordo del giovanotto, di quel giovanotto e della sua sorella. Quindi adesso ragazzi partiamo. Diversi anni fa dimostrerò che so suonare anch'io. Va bene, è proprio lì, devo solo aspettare il momento giusto. Melodia. L'uccelli quindi. Già. Qui. Cosa sta succedendo? Ah, quindi possiamo partire adesso. Pietra. Qua dietro Wilma non dovrebbe vedermi. Pietra, sto. Dai, piano piano andiamo avanti. Aspetta, andiamo. Team 108. Non provare a rubarmi di nuovo il violino. Devo stare più attento. Wilma non si accorgerà di me se mi muovo mentre suona o canta. Ah, quindi. Adagio. Aspetta, aspetta. Via. 8. L'avevamo rubato. Bene. Ma non fu affatto facile. Servirono abilità e audacia per rubare il violino. Dove lo nascose? Oh, in un posto fuori mano, al sicuro. Non volevo che gli accadesse nulla. Di nuovo. Ora suona uno strumento anche lei. Questa geggia qui. Non sono molto brava. Non quanto Wilma, almeno. La musica era dentro di lei. Avverto un'altra storia. Lei fa un sacco di domande. Sono un giornalista. Beh, almeno lo ero. Ah, quindi tu eri una giornalista, non sei giornalista, maledizione, allora dillo bene, cioè. Non c'è molto altro da dire. Fu quando Wilma ebbe il suo violino. Non avevamo molto. E naturalmente io ero invidiosa. Quante cose sta succedendo in questo gioco? Ah, stanno cantando. Nel cielo blu si libera. Cioè, che canti sono? Ben fatto. Molti anni fa. Tutti e due.
cantiamola ancora. Vediamo faccia. Suonala ancora. Wilma, cosa c'è? Abbiamo stonato. No, l'hai suonata come iscritta. La cantiamo come iscritta. Ecco, ci risiamo. Cosa c'è che non va? Non lo senti, papà? Questo passaggio. Si liberano le nuvole. Le notti sono così noiose. Ma l'abbiamo sempre cantata così. Voglio cantarla allo stesso modo. Ma è noiosa. Calmatevi tutti e due. Papà, devi suonare note migliori. Non senti che potrebbe essere più vibrante? Mostramelo. Io. Non far suonare lei. Lascia provare tua sorella. Oh, va bene. Coraggio, prova. Così. Molto bene. E cosa sta successo suonando? Non sento nulla. Così. La sotto non è più. È tutto sbagliato. Le note non devono essere così. Ben assortite. Ognuna ha vita propria. Continua a suonare. Ferma. Allora dobbiamo cambiare anche le parole. Oh, cosa hai in mente? Anch'io posso inventarmi qualcosa, vediamo. Allora, punk. Si divertono. Cosa che si divertono. Aspetta. Mio papà è forte. E le sue note sono storte. Otto! Non cantare così. Aiuto, cosa sta succedendo? Cosa c'è che non va? Finestra. E siamo felici quando spunta il sole. Altra fuori. E i fiori sono sbocciate. Va bene. Puoi cantare così se vuoi. Ora Wilma, suona. Bene, cosa sta suonando? Lo sa lei, non noi. Ecco, puoi suonarla così? Ah, non può. No, hai ragione. Il violino è tuo, Wilma. Tienilo, suonalo, crea la tua musica. Noi che siamo un po', non lo so, non siamo tanto felici di questa cosa. Tremava. No, allora, va bene ragazzi, potete fare una voce di femmina per questo giovanotto, facciamo quello del maschio. Osservava il violino nelle sue mani, le brillavano gli occhi. Quello fu il principio, scusate, non lo sapevo, avevo bevuto un tè, quindi. Non le mie. Mi è arrivata una voce così, scusate. Mi sarebbe piaciuto ascoltarla. Chissà se assisterò a un altro concerto. La musica non scomparirà mai, amico mio. E
persino qui. Adesso cosa sta succedendo? Bene. Ancora 22 km. Ragazzi, sapete che io adesso posso anche concludervi qui, ma ragazzi, sapete che io adesso voglio di finirlo questo capitolo, quindi andiamo avanti. Ancora 22 km. Quindi ragazzi, dai, cioè, al posto di farvi metà e metà, vi concludo tutto. Se oggi riesco, vi concludo. Se oggi finisce il gioco, bene, riuscirò a concludervi, se no non lo so. Signori, siete riusciti nell'impossibile. Mi avete distratto dalla nostra destinazione. Vi ringrazio. Piano. Lei era un giornalista. Avrà pure una storia per noi. È una storia breve. Sognavo di scrivere, ma i miei erano contrari. Il figlio di un barone è destinato all'esercito. Così smisi di scrivere. Vorrei poter avere storie come le vostre. Siamo tutti a quattro diretti verso una storia. Anche se la sua sarà leggermente diversa, credo. In che senso? Noi siamo soldati semplici, quinta armata. Anch'io. Quinta armata, sì. Diretti all'accampamento a ovest dell'Adrino. Ma lei è un ufficiale. Sesta armata, sì. È così evidente. No, non solo. È salito sul treno a Wiener, Neustadt. Lì c'è l'Accademia Militare. Ma ragazzi, aspettate, questo gioco, cioè in questo capitolo, non è che si parla del treno. Cioè, allora c'è dal treno, come può mettere anche c'è di parlare come si dice, del soldato o altro. 6 mesi di corso per diventare leader. Cosa serve per essere un comandante? Non saprei, gli uomini devono credere in me e anch'io. Sì, se lei ha paura, anche loro ne avranno. Non sai come me, ma non sei come me. Senti timoroso di non avere nulla da dire. Copiavo gli altri invece di credere nel mio talento. Poteva morire di fame. Potevo ta tagliarmi un orecchio per amore. Avrei avuto successo. Non lo so perché non ci ho provato. Non ho creduto in me stesso. La sette. Otto, lei va in guerra per aiutare la sua famiglia. Ecco perché Wilma andò via. Ora tocca a me aiutare. Ma non ho talenti degni di nota.
non serve molto talento per puntare un fucile e premere il grilletto. Più di quello più di quello che pensa Giovanotto. Le dirò questo, non sono codardo, sarò in prima linea e nei combattimenti, cioè aspetta. Io le credo. Sì, sua sorella aveva talento, ma non è arrabbiata per caso su quel palco. Le è costato tempo e fatica di diventare quello che è. Teneva più all'insegnante che ai suoi insegnamenti. Rinunciò a combattente per la sua musica e si smarrì. Ho dato la mia parola, combatterò fino all'ultimo respiro se devo. Gioca a fare l'eroe. E cosa c'è di male? Non lo so cosa c'è di male. Vedo che sta cercando di farsi forza. E allora sta andando in guerra. Deve prepararsi a quanto accadrà. Come si preparò a comporre la sua canzone, sua sorella. In una delle sue lettere mi disse di avere non ha, un amico. Qualcuno che le rimase vicino quando era sola. Ma io, chi ho? La sua famiglia dipende da lei. Ne protegga la canzone di Wilma. Quella canzone le ricorderà la casa sua, la famiglia, per le persone care. Non li deluderà. Lo farà se andrà in quarante verso il fuoco nemico. Non può essere avventato. Sarebbe come essere cieco, non capisco. Trovi la calma dentro di lei. Non è una situazione nuova per lei. La sua storia e gli uomini alla locanda dove Wilma si viva. Quel denaro avrebbe fatto comodo alla sua famiglia. Ma lei tenne fede ai suoi principi e difese il suo onore. Non permise alla rabbia di sopraffarla. Ero molto tentato. Scusate, ero molto tentata, maledizione. No, ragazzi, mi sono confuso. Ma rimase calmo. La fa sembrare così facile. Non lo è. È la cosa più difficile che esista.
Le scelte di Wilma hanno influenzato enormemente la sua vita. Anche solo guardarla da lontano mi ha cambiato. Penserà alle parole che le ho detto. Sì, lo farò. Perché è su questo treno? Non sono interessato alle sue banalità. Mi ha aiutato. Vorrei ricambiare. Non può. Perché? E come mai si è arruolato? Non l'ho fatto, tenente. Sono stato coscritto. Poi andiamo da Theodore. Theodore, perché si è arruolato? Perché la guerra è follia. Ah. Oh, questo sì che ha senso. Come inizia una guerra? Avidità di terre e ricchezze, paura di chi non è come noi e quindi intende farci del male. Vendetta per l'atto di un fanatico e crede di poter fermare tutta questa. Forse no, di certo non da solo, ma pensavo che potrei provarci. Sì, dai, prova, tanto non lo so se funziona. So che sembra ridicolo, sì che forse è ridicolo, non lo so. Vuol fermare la guerra combattendo? Sì. Chi decide di muovere la guerra? I politici e non i soldati. Se più politici si trovassero di fronte a un nemico corpo a corpo, forse si impegnerebbero di più per un'altra soluzione. Fare gli spettatori è facile. Sono stato troppo passivo. Ho aspettato invece di fare qualcosa. Devo cambiare. E allora era inutile che tu adesso urli. Tanto hai detto. Tanto si è calmato un po' dopo aver urlato, se avete visto. Cioè, in modo che ho letto avete capito che ha urlato, poi si è calmato. Ne sembra davvero convinto. Forse sono un ingenuo. Ma mi ricordo me stesso. Come? Diventai giornalista per smascherare il male e celebrare la verità. Ci è riuscita? Prima che intervenissero i suoi? No, scrivevo di sciocchezze, di domestiche, ricette, decorazioni, feste, consigli di casa. Oh, forse anch'io avrei dovuto assumere un'altra identità. Come la sua professoressa.
Forse avrei potuto superare questo ostacolo. Non l'aiuterebbe vedersi nei panni di qualcun altro. Sì, di qualcuno davvero coraggioso. Vedo in lei tanto coraggio. Vede in me più di quanto io riesca. Ovviamente, proprio come Recknicksek, cioè, non trova sia coraggioso aver preso le classi di Nenner. Quali classi, ragazzi? Non ho capito. Ah sì, vi ricordate che Nenner era un professore e aveva una classe, forse quella. Sì, certo, coraggiosissimo. Ah, quindi, allora, dov'è il mio coraggio? Allora, vediamo, forse questo. Lei è disposto a rischiare la vita per ciò in cui crede. E se la gente mi ascoltasse, come faccio a sapere che quel che dico è giusto? Lei è uno scienziato, non è così? E quindi? Non può sapere se ha ragione. Ma se emergono nuovi dati, adatta la sua teoria. Come fece Recknicksek nel duello con Zahler, ricorda? Sì, e la sua carriera fu distrutta. Perché mi sta dicendo questo? E se lei avesse deciso diversamente? Ma non lo fece. Ma lei potrebbe. Vorrei esserne sicuro come lo è. Hai studiato matematica e conosce le probabilità. Ovviamente. E io punterei su di lei, anche la professoressa lo farebbe. Sì, sì, sarebbe quello che mi aspetterei da lei. Stando a tutto quello che ci ha detto. Lei non cambiò le cose solo per se stessa, ma per tutti. Cosa intende dire? Non si concentrò solo sulle sue teorie. Con i suoi insegnamenti cambiò le persone che aveva intorno. Vediamo, allora anch'io posso farlo. Detto, mi sono preso un infarto, vi giuro, dopo aver sentito il fischio del treno. Siamo quasi arrivati. Allora devo cambiarmi. Devono vedermi in uniforme. Quale uniforme? Vediamo. Chi sarebbe? Stiamo entrando in stazione. Dove Paul? Se n'è andato dopo di lei. Non credo che verrà con noi alla fronte. Non se viene fucilato per diserzione. Deve essere ancora sul treno, però andrò a cercarlo.
Ma dove è andato quel coso? È da queste parti, credo. Aspetta, chiediamo a questi qua se hanno visto o no. Soldato, ha visto passare un uomo? No, signore. Continui così. Sì, signore. Porta. Non ho ancora trovato Paul. Andiamo avanti. Ma perché c'è, ragazzi, una cosa strana? Perché Paul deve scappare? Cioè, perché Paul deve. Aiutami. Ho preso un infarto, ragazzi, vi giuro. Cioè, questi suoni mi fanno prendere gli infarti. Paul. Perché si trova qui? Non ho capito. Ci sta lasciando? Proverà a fermarmi. Una storia divertente, la fuga dalla polizia. Lieta di averla intrattenuta. Credo che lei sia abituato a fuggire. Morirò là fuori. Forse moriremo tutti. Ma se scappa ora e la prendono, ne avrà la certezza. Morirà. Ma la polizia l'ha presa in passato. E stavolta non fuggirò. Mi nasconderò. Crede di conoscermi, figlio di un barone? Aspetta. Dubitiamo tutti di noi stessi, non è così? Ma ci rifletta. Copy Market un'ultima volta. Lui non si è sottratto al rischio, ma non ha osato ritrarre il suo critico più feroce. Credo che, ragazzi, siamo arrivati adesso, forse. Il treno sta rallentando. Darà l'allarme? No, è una sua decisione. Avevamo ragione, lei sarà un buon comandante. Farò del mio meglio. Adesso vada, la prego. Ho una decisione da prendere. Ah, pu, deve ancora decidere. Anche questi qua sono soldati, non ha ancora. Non ha in realtà, scusate, ma non avevo capito. Signori, combatteremo battaglie diverse. Ma sarei orgoglioso di avervi al mio comando. Farò di tutto per non deludere i miei uomini, altrimenti deluderei anche voi. Mi chiamo Albert Vogel, ma per tutti sono Bert. Cosa sta succedendo? Siamo arrivati a no. Nel 1914, poco dopo l'uccisione dell'arciduca Franz Ferdinand, ci fu un richiamo alle armi. Ebbe così inizio la Grande Guerra. Ah, hanno messo sul giornale. Otto andò in guerra per difendere patria e famiglia, ma poté almeno rivedere i genitori. Una bella storia, vi giuro, cioè.
Poco dopo l'arrivo all'accampamento a ovest della Drina, Paul si sparò a un piede. Tornò infine a Vienna da Frieda. Quindi sto dicendo tutte le storie degli altri. Nei 4 anni di guerra qualcosa dentro Theodor cambiò. Entrò in politica giurando di evitare un'altra guerra a ogni costo. Sto dicendo tutto va bene. Per un breve periodo la musica di Wilma ebbe enorme successo. Era la prediletta dell'intera Vienna. A Vienna non realizzò mai i suoi sogni. Dopo troppe cocenti delusioni ritornò a casa con il cuore spezzato. Una sera d'autunno una donna entrò nella locanda di Leos Podani. Si sedette in silenzio. Quando le fu chiesto cosa desiderasse, sorrise e rispose: un piatto dei tuoi famosi gnocchi, Leos. La musica che aveva rallegrato gli inizi del... Cosa significa XX secolo? Ragazzi, come i numeri romani, non li so tanto, quindi non lo so cosa significherà XX secolo. Ammutoli allo scoppio della guerra. Anche ragazzi, vi ricordate questa parte? Sì, credo nel primo episodio, credo, che ci ha fatto vedere questa parte. Franz Markert in qualche modo riuscì a far cambiare idea al nonno, che riprese di nuovo a scalare dopo il successo del nipote. Franz fu al centro di un nuovo movimento d'arte a Vienna. La sua visione unica del mondo ispirò molti in diverse discipline. Scusate. Quante cose c'è ancora da dire. Franz fu arruolato un anno dopo l'inizio della guerra nell'effimera quiete che precede l'alba ritrasse i suoi commilitoni. Nel 1918 Gustav Klimt morì, segnando la fine di un'era. Inoltre ragazzi, ho voglia di finirlo oggi, se no ragazzi so che è troppo lungo, il video è durato troppo lungo, ma cioè ragazzi sono stancato a far pezzi e pezzi, perché ragazzi ho anche altri giochi da farvi vedere, quindi c'è, cioè, ho tanti giochi da farvi vedere, anche perché lo voglio finire, se riesco voglio finirlo oggi.
e Marie Knixe, che si trasferì nel Regno Unito, dove accettò la cattedra di matematica in una università nello Yorkshire. Molte scoperte scientifiche del secolo XX, lo chiamò così ragazzi, tanto non lo so, furono possibili grazie alla prova di Emma dello stato di Recknick. Emma continua a scrivere a Nicole per tutta la vita. Nicole scoprì di odiare molte meno cose che in passato. Durante la guerra, l'università di Vienna fu trasformata in un ospedale militare, ma le lezioni continuarono ovunque. Gli studenti e insegnanti riuscissero a incontrarsi. Ancora, quante storie che devi dirmi, la maledizione. La prima guerra mondiale ebbe fine nel 1918. Il numero totale di vittime tra... Ragazzi, vi giuro che sta andando da solo. Cioè, perché io... Come... Non dirmi che posseduto, maledizione. Comunque leggete. Comunque finalmente ho finito. Fine. Finalmente finito, aiuto, c'è. Cioè. Adesso forse ci dirà i percentuali, credo. Creatore, direttore e Stefana. Quindi ragazzi, il gioco finisce qui, cioè. Abbiamo completato tutto il capitolo. Che bello! Che bello, quindi ragazzi, adesso io posso far vedere un altro nuovo gioco. Vi ricordo che Yuku's Island Express non ho ancora finito, quindi tanto per dire, vediamo se posso. No, non posso fare nulla, va così da solo. No, ragazzi, sapete che non... So che adesso posso anche concludervi, ma ma non vi concludo perché non posso. Ragazzi, non posso fare nulla, vi giuro che clicco tutti i tasti, ma non riesco a fare nulla. Anche no. Comunque ragazzi, io posso anche concludervi qui, ma voglio vedere, cioè, dopo aver questa coda di questa cosa, se ci fa vedere un'altra, o forse esce un altro gioco tipo così, cioè, dello stesso creatore, vediamo. Comunque intanto ragazzi, se vi dico il gioco, allora quale capitolo mi è piaciuto? In tutto ragazzi vi posso dire che mi è piaciuto di più questo, il capitolo 4. Cioè il capitolo 4 che adesso vi ho finito. Cioè in questo capitolo ragazzi, come parlava, cioè, ci facciamo vedere i ricordi tutto, cioè nel senso che c'erano tante cose, quindi non lo so, siccome c'erano tante cose interessanti, ovviamente intendo interessanti, ecco perché. Quindi ecco, è finito, abbiamo finito tutto. Quindi ragazzi, io vi concludo quel video. Se vi è piaciuto, allora lasciate iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Intendo in un nuovo gioco. Quindi io vi saluto e ci vediamo nel prossimo gioco e ciao!